Bene amici, questa ritengo che sia la miglior e-bike urbana che io abbia mai provato, perché ha una serie di chicche veramente, veramente interessanti. La cosa incredibile è che arriva da un brand che fino all'altro ieri faceva bici che non mi facevano impazzire, tranne una, perché facevano le bici quelle super pesanti, super resistenti, con l'acceleratore illegali che usano i rider. Qua l'acceleratore in realtà c'è, ma è completamente disabilitato, si può anche staccare fisicamente, in realtà poi dal menu segreto si potrebbe abilitare, ma non fatelo, fioccano multe, l'assicurazione non rimborsa, un casino per cosa? Poi che qua abbiamo un sensore di coppia che funziona veramente molto molto bene. Ma facciamo un passo indietro, una bici completamente in alluminio, pieghevole, con il meccanismo di piegatura nascosto nel telaio, molto bello, leggera, 18,5 kg, motore 250 watt, ma soprattutto 42 Nm di coppia, che sono tanti, poi vi farò vedere come anche in salita va bene. Batteria poco meno di 400 watt ora, che le consente di fare veri 50 km di autonomia. Tra l'altro con la chiave si può estrarre e, volendo, caricare a casa. È anche abbastanza leggera e semplice da rimettere, si carica in 4-5 ore in base poi al grado di scarica. I freni sono a disco idraulici, sono potentissimi, le luci sono integrate nel telaio, poi ve le racconto al buio. Qua dietro c'è un comodissimo portapacchi, portata 15 kg, si può mettere su magari un seggiolino per bambini piccoli, oppure delle borse laterali, insomma molto comodo. Pneumatici 20 pollici, diametro direi corretto per la città. Ecco, l'unica cosa è che non ha le sospensioni, poi farò un giro sul pavé e vi racconterò come si comporta, ma soprattutto cinghia in fibra, zero manutenzione, non bisogna oliarla, non bisogna registrarla. Unica cosa che le manca, oltre alle sospensioni, forse è un cambio, però in realtà con l'assistenza va veramente benissimo. Ovviamente sellino regolabile da 1,55 m di altezza fino a 1,90 m, porta 120 kg, come vedete ci sono i parafanghi, anche davanti è regolabile l'altezza del manubrio con delle tacche comode per ricordarvi la vostra altezza, perché poi magari quando la piegate tirate giù il manubrio, e un buon sistema di controllo di bordo. Andiamo subito a provarla. Molto comodo questo pulsante walk, super legale questo, che spinge la bicicletta col motore fino a 6 km all'ora quando magari dovete andare a mano su delle rampe, ponti. Ma salite a bordo, appena si dà coppia ai pedali, subito la bicicletta parte con una precisione del sensore di coppia incredibile, proprio uno a uno quanta coppia si dà e quanta coppia moltiplica il motore. Forcella molto dritta, curva strettissima, comportamento forse un po' nervoso ma anche reattivo della bicicletta. Molto buona la tenuta degli pneumatici sull'asciutto, sul bagnato un po' meno, non hanno qualità incredibile. Tre livelli di assistenza, anche sotto il sole il display si vede abbastanza bene. Adesso affrontiamo una scalinata, vi dicevo prima non ha le sospensioni, ma devo dire che si comporta bene. E sapete da cosa si capisce che un telaio è bello rigido e una bici ben costruita? Dal fatto che quando si fanno cose del genere non sdelenghi tutta. Altra cosa ben fatta è che i tre livelli di assistenza non è che corrispondono a livelli di velocità, ma proprio a un'assistenza più blanda, cioè una minor moltiplicazione della coppia. Adesso sono a livello 1, sto andando a 20, 21, 22, non è che adesso non ho assistenza, ce l'ho, ma sicuramente inferiore rispetto al livello 3, che vi faccio vedere quanto è potente. Guardate, zero, pedalo, guardate qua il contachilometri, sono adesso a 25, velocissimo. E l'altra cosa bella è che non è che 25 mura, ma diminuisce gradualmente l'assistenza. Comportamento sul pavé pensavo peggio, diciamo che gli pneumatici da 1,95 assorbono abbastanza bene, poi il telaio che è in alluminio assorbe anche lui abbastanza bene, pur non essendo
poco rigido, perché guardate, se faccio così comunque segue bene, non vedo la ruota anteriore che flette. E comunque dentro alle maledette rotaie milanesi o solchi dei San Pietroni, come vedete, non ci si cade, e questo è molto bene. Vedete, la ruota proprio non si incastra. E niente raga, oggi va così, ma testata sulla pioggia nessun problema, praticamente ne sto prendendo a secchiate e i parafanghi funzionano bene e sembra non soffrire infiltrazioni. Sta un'ora sotto l'acqua, guardate, funziona. Impianto illuminazione ben fatto, si schiaccia il pulsante sopra, dimmerato il display e come vedete il LED è antiabbagliamento, cioè tagliato sopra, posto alla fine del tubo orizzontale, solidale col telaio, ha una buona potenza. Forse il fatto che non sia regolabile in inclinazione fa sì che quando abbiamo strada libera davanti a noi faccia luce un po' troppo vicino alla bicicletta e la potenza diciamo che è nella media. Poi, non essendo collegato alla ruota, quando si gira bisogna aspettare che tutto il telaio prenda la nuova direzione. Invece molto bene i fari posteriori, perché integrati, guardate qua, alla fine dei foderi, uno a destra e uno a sinistra della ruota, ottima la visibilità e stop, che funziona sia col freno anteriore sia con il freno posteriore. Ovviamente funziona anche quando le luci di posizione sono spente, come in questo caso, vedete, lo stop comunque si accende, e bella la visibilità anche degli indicatori di direzione, sia lato destro sia lato sinistro. Unica cosa, non c'è il click clack delle frecce, quindi non c'è neanche un'indicazione, si possono dimenticare. In salita sulla mia rampa del box mi ha stupito, perché il sensore di coppia è super preciso e si sale con una naturalezza incredibile. Adesso sono sulla parte di piano, magari mi fermo per provare anche una partenza in salita in una zona molto inclinata, e appena si dà coppia sui pedali, vedete, io sto salendo veramente facendo pochissima fatica, moltiplica molto bene lo sforzo ai pedali. Promossa anche in salita. Rispetto ad altre bici di questa tipologia va molto meglio, cioè senti proprio la coppia subito, la potenza che ti fa proprio salire. La mancanza di un cambio si fa sentire quando dovete partire e o non avete la batteria o la volete risparmiare. Un po' pesantina, però essendo la bici leggera neanche drammatica, guardate, senza assistenza a 28 senza troppa fatica, mentre la potenza della frenata è perfetta, anzi direi anche abbondante. E tra l'altro freni messi bene a destra al posteriore e a sinistra l'anteriore. Insomma, davvero una bella bici, sì, perfetta per la città, ma perché no? Tempo libero, chi ha un camper, una barca, deve piegarla, poi faccio vedere come si fa. Qui computerino nel quale si possono vedere anche molti dati, velocità media, velocità massima, si possono anche cambiare settaggi, mettere una password per far andare la bici solamente sotto password. Ma come si piega? Si apre e si abbassa il manubrio, poi qua c'è una sicurezza, basta aprire questa leva e si abbassa questa parte, adesso non lo faccio se no schianto la GoPro, e poi comodissimo secondo me lo snodo centrale, basta fare così, completamente a filo, integrato, non ci si prende dentro. Si toglie il cavalletto, tra l'altro anche i pedali, guardate, basta spingerli, girarli e si piegano, e voilà, veramente in pochi secondi la bici è ripiegata. E lì, come vedete, c'è un magnete che riesce a mantenerla anche chiusa. La cosa bella è che non bisogna spendere i 3-4 mila euro di una Brompton o scendere a compromessi con quelle bici costruite male, magari molto pesanti, magari con lo snodo un po' così a vista, la cerniera, che poi tra l'altro si arrugginisce pure. Qua c'è veramente qualità costruttiva, qualità meccanica e buon funzionamento a 360 gradi. Sotto i 1000 euro, 999 dal sito Engie, ma si trova anche su Amazon a 1099 euro. Quindi davvero un gran, bel prodotto. Brava Engie!